Terza volta che giro questo video. Allora, raga, io vado fuori di testa. Allora, la prima volta, vi spiego cosa è successo. Ho toccato qualcosa della macchina qua per riprendere i video. E devo aver toccato qualcosa nelle impostazioni. Prima volta ho parlato per 12 minuti come un pirla da solo. Ed era schermo completamente nero. La seconda volta mi ha fatto un video in 4K, ma tre quarti di video era completamente fuori fuoco. Quindi praticamente voi vedevate a fuoco questo microfono. E il resto ero io come un pirla da solo dietro che parlavo. Quindi questa è la terza volta che ripeto esattamente le stesse identiche cose. Quindi... oh, benvenuti, ciao a tutti ragazzi, qua sul canale Lorenzo Lollo. Allora, ripeto nuovamente per dei video che voi tra l'altro non vedrete mai. Quindi sono solo nella mia testa, sono nel metaverso della mia testa gli altri video. Allora, di che cosa vi stavo parlando ragazzi nei video? Allora, vi parlavo di questa cosa. Partiamo subito con questa idea che la leggiamo su Todofigades. Quindi sapete già che quando si parla di Todofigades prendete la notizia, pallina, la buttate subito nel cesso. Ma siccome a noi ci piace farci del male, noi andiamo lo stesso a leggere le notizie di Todofigades. Allora, Todofigades scrive questa cosa: Milan ancora su Bernardeschi. Gratis, però ci tengono, quelli di Todofigades ci tengono a dire che è gratis. Secondo quanto riportato da Todofigades, il Milan pensa nuovamente a Bernardeschi. A giugno il giocatore si libererà a parametro zero, potrebbe dunque essere ingaggiato gratuitamente a parametro zero dal Milan. Allora... facciamo un attimo un cappello su Bernardeschi. Allora, Lollo, tu Bernardeschi lo prenderesti? No, cioè mettiamo subito le cose in chiaro. A me Bernardeschi, a me personalmente, raga, è semplicemente una mia idea personale. Magari a qualcuno di voi piace ed è giusto che sotto qua mi faccia sapere che il giocatore gli piace. La mia idea personale è che a me non piace. A me Bernardeschi non piace. Poi, che il Milan probabilmente debba andare ad aggiungere un po' di qualità... ragazzi, sull'esterno destro o dove eventualmente, perché Bernardeschi può giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Perché sull'esterno sinistro abbiamo Leao e abbiamo Ante Rebic, quindi sicuramente sull'esterno sinistro non abbiamo bisogno di qualità. Sull'esterno destro invece, dove c'è Salihamidžić, il buonissimo Salihamidžić, che comunque tanto bene ha fatto nel Milan e tanto equilibrio tattico dà al Milan... ok, abbiamo preso Messias che anche lui molto bene sta facendo, però è ovvio che se tu devi andare a competere, questo lo dico sempre, ma non è per mancare di rispetto a Messias, è perché comunque è sotto gli occhi di tutti. Se vuoi alzare il livello e vuoi andare a magari lottare in Serie A, Messias, che tra l'altro è una cosa bella di Messias, io ho diversi amici che hanno seguito Messias in tutto buona parte degli ultimi anni della sua carriera e continuano a dirmi tutti la stessa cosa, cioè Lollo, guarda che il Messias vero voi non l'avete ancora visto. Ok raga, va bene, sono qua così con le braccia aperte così a aspettare che Walter Junior ci dimostri a tutti di essere molto più forte comunque del buonissimo giocatore che abbiamo visto adesso. Però vi volevo dire, all'interno del discorso di Milan, Lollo, il Milan secondo te dovrebbe andare a riscattare Messias? Messias è un buonissimo giocatore, però se vuoi alzare il livello, vuoi andare a competere, l'avete visto ieri con il Paris Saint-Germain e il Real Madrid, che tra l'altro il Real Madrid ha fatto una partita pessima, se volete andare a competere contro quel tipo di squadre servono delle altre tipologie di giocatori, è chiaro ed è palese sotto gli occhi di tutti. Quindi Bernardeschi, che cosa lo prendo a fare Bernardeschi, ragazzi? Nel senso, cioè, se devo andare a spendere dei soldi... tra l'altro non è che Bernardeschi arriva e si piglia un milione di stipendi, uno che costa tanto. Quindi a quel punto, piuttosto che dare un milione di stipendi a Bernardeschi, la mia idea è quella che magari vado a prendermi un altro giocatore giovane, promettente, che ha praticamente... poi dargli uno stipendio adeguato e magari metà dei soldi che ti chiede Bernardeschi... Bernardeschi arriva per 4 milioni, magari 2 milioni li usi come ammortamento e gli altri 2 milioni glieli dai lui come stipendio e hai speso gli stessi soldi. Sto ipotizzando, raga. Poi liberissimi di non essere d'accordo con me. Quindi, i due discorsi era Bernardeschi, Lollo lo prenderesti al Milan? No. Lollo, Messias lo rinnoveresti? O perlomeno, scusate, lo riscatteresti? Ah, tra l'altro una bella cosa qua vi devo raccontare, raga. Continua a uscire su tutti i social. Continua a uscire sta roba che il Milan deve riscattare Messias per 9 milioni. No, non è così. Ragazzi, il Milan deve riscattare il giocatore per 6 milioni. 3 milioni era il prestito più uno di bonus se dovessimo vincere il campionato. Gli altri 6 milioni sono i soldi che il Milan deve mettere lì, piccioli, cash, metterli lì per riscattare il giocatore. Quindi, Lollo, Messias, lo riscatteresti? Sì, probabilmente sì. Ma soprattutto, Lollo, tu lasceresti pollice in su a questo video? Io sì, raga, io sì.
Tra l'altro, ragazzi, iscrivetevi al canale, manca poco per i 17.300. Usciamo dai 17.000 il prima possibile. Iscrivetevi al canale perché voglio uscire dai 17.000, perché è un numero che non mi piace tanto. Per piacere, non portiamo sfortuna alla Cimilan, usciamo dai 17.000, quindi continuate ad iscrivervi al canale. 1, 2, 3, sigla... Oh, ma vi immaginate se anche questo video non lo sta girando? Prendo la telecamera, da 1500 euro la lancio fuori dalla finestra, raga. Quarta volta che giro il video, anche basta. Ma non ve lo giro. Se non gira questo, basta. Ma non lo faccio più. Tanto sto parlando al vento, perché nel caso non dovesse registrare questo video, voi non lo vedrete mai. Allora, due cose molto, molto importanti. Questo la leggo da minanotizie.com e dice che sì. In caso di permanenza al Milan sarebbe il giocatore più pagato dell'intera Serie A. Occhio. Ormai il tempo è scaduto e la permanenza di Frank Essie alla corte dei rossoneri sembra arrivata ai titoli di coda. Ma se il Milan vorreste accettare la richiesta del giocatore di 8,5 milioni di euro di stipendio, bene, il giocatore con questo stipendio sarebbe il più pagato dell'intera Serie A, calcolando il lordo solo di Bala, quindi calcolando il netto, ok, calcolando il lordo solo di Bala, in caso di rinnovo con la Juve a 10 milioni di euro, guadagnerebbe probabilmente di più. Tra i paperoni della Serie A troviamo De Ligt con 8 milioni di euro netti, Ramsey, Rabiot e Sanchez con 7 e sotto tutti gli altri. Insomma, il suo rinnovo, quindi il rinnovo di Frank Essie, per 5 anni comporterebbe un esborso di circa 100 milioni di euro, incluse le commissioni che chiede la gente al giocatore. Ne vale la pena? Io non voglio influenzare quelle che sono le idee delle persone che mi seguono, delle persone che mi seguono qua, che mi seguono su Instagram. Io vi do semplicemente quella che è la mia idea, ok? Poi voi siete liberissimi di pensarla come me o non pensarla come me. 100 milioni sono tanti soldi, ragazzi. Cioè, vai a dare a Frank Essie lo stipendio più alto dell'intera Serie A. Secondo voi che sì, in questo momento è il giocatore più forte dell'intera Serie A? Fatemi sapere qua sotto, raga, non voglio influenzarvi. Fatemi sapere qua sotto. A me viene in mente, non so, il mio giocatore da sempre per eccellenza, Sergej Milinkovic-Savic. Lui non si piglia 8 milioni di euro, 8,5 milioni di euro. E probabilmente il sergente è il centrocampista più forte, centrocampista barra trequartista più forte dell'intera Serie A. Capito questa cosa, raga? Cioè, anche questa cosa che si dice sempre, il Milan potrebbe rinnovare e poi venderlo. Ma ragazzi, ma se poi lo rinnovi, Frank Essie gli dai 8 milioni e mezzo, come fai a venderlo poi? Chi lo prende 8 milioni e mezzo? Sono un po' tutti quei discorsi. Comunque fatemi sapere qua sotto, raga. Voglio sapere qua sotto da voi se secondo voi gli 8,5 milioni di euro che chiede Frank Essie, che chiederebbe, secondo i media, Frank Essie, secondo voi sono giustificati? Cioè, pagare Frank Essie come il giocatore più forte dell'intera Serie A, secondo voi ne vale la pena? Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Allora, altra notizia che leggo sempre da minanotizie.com riguarda l'attacco. Sapete, si è parlato tanto. Ah, il Milan, Lolo, non segna mai. Ecco, il Milan ha l'attacco più prolifico dell'intera Serie A. Nonostante, come riportato da diversi media, a conti fatti l'attacco del Milan è il più prolifico dell'intera Serie A. A condividere la vetta di questa classifica c'è anche l'Atalanta. Sono 31 i gol totali da inizio anno, ma manca ancora i gol di Ante Rebic, risultato nei due anni precedenti un ottimo finalizzatore, ma che quest'anno per svariati motivi non ha ancora iniziato la stagione. Dove potrebbe arrivare se il Milan potesse aggiungere al motore un Ante Rebic? Rafa Leao, invece, con i suoi 7 gol all'attivo in 21 partite, è tornato ai livelli stratosferici del suo periodo con il Lille. Raga, Ante è un giocatore che ti manca. Cioè, non è un giocatore semplice che dici, mi manca Ante, ne faccio a meno. No, raga, Ante è uno di quei giocatori che quando c'è si fa sentire. Quindi, secondo me, il fatto che Ante Rebic fino adesso, perché non c'è mai stato, tra che si è fatto male, Covid, ha avuto 8.000 problemi, non c'è praticamente mai stato. Quindi, secondo me, il fatto che Ante Rebic non sia stato ancora a disposizione è stata una grave mancanza oggi per il Milan. Quindi, sì, è vero, 31 gol totali da inizio anno, l'attacco più prolifico della Serie A, ma a me continua a mancare Ante Rebic, ragazzi. Ma a me qua nel taschino continua a mancarmi Ante Rebic. Allora, l'ultima cosa che vi volevo dire, ragazzi, è questa qua. Milan, Veretout con Sanchez, Adli, Tonali e Benasser. Praticamente qua la Gazzetta dello Sport semplicemente dice che Milan pensa a ridisegnare il centrocampo in vista della prossima stagione. Benasser tornato al top e la certezza Tonali resteranno in rosso-nero.
che sì, andrà via, come abbiamo detto, arriverà ad lì e piace anche Renato Sanchez, ma occhio alla pista Veretout. Raga, vi concludo dicendovi una cosa. Se devo dare 20 milioni alla Roma per Veretout, faccio giocare Pobega. Cioè, io lo so, raga, tutto quello che dite, ma Lollo Veretout non è... Ma ragazzi, ma allora appunto su un giovane cuore rossonero? Cioè, se devo decidere di tenere lì un quarto o quinto centrocampista, non spendo 20 milioni di euro per... A parte che il Milan non lo farà mai, ma non spendo mai 20 milioni di euro per andare a prendere Veretout. Mi tengo Pobega, faccio giocare Pobega. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. Speriamo che il video sia stato registrato, perché se la quarta volta il video, terza quarta volta il video non è stato registrato, mi incazzo e oggi il video non ve lo giro, raga. Sappiatelo, ma non lo saprete mai nel caso. Comunque raga, pollice in su, iscrizione al canale se l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti, forza Milan, ne vado via anche l'Inter. Ciao ragazzi, ciao.